Mercedes Enger contro Francesco Monte e Nardi a pomeriggio 5, c'è stato un complotto all'Isola dei Famosi. Filippo ha litigato col marito di mia madre in aeroporto. Mercedes Enger difende la madre Eva pomeriggio 5, le parole contro Francesco Monte e Filippo Nardi. L'Isola dei Famosi è iniziata da poco più di 24 ore ma già si parla di complotti e vendette. Ad avere il dente avvelenato è in particolare Mercedes Enger, furiosa per la nomination di Francesco Monte ai danni della madre Eva. La figlia di Riccardo Schicchi ha rivelato a pomeriggio 5 che è stato un complotto da parte del gruppo e in particolare dall'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e da Filippo Nardi del Grande Fratello per far fuori l'ex attrice a luci rosse. Di più, Mercedes, insieme al giornalista Riccardo Signoretti, ha portato a galla alcuni retroscena avvenuti in aeroporto a Milano, al momento della partenza per l'Honduras. Filippo Nardi e la vendetta per Eva Enger, Mercedes svela tutto. I primi complotti vengono decisi prima della partenza per l'isola, ha assicurato Mercedes, che ha partecipato al reality show qualche anno fa. La Enger ha inoltre svelato un litigio tra Filippo Nardi e Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Enger. Secondo quanto raccontato da Mercedes, ma anche dal direttore di Nuovo e Nuovo TV, Filippo sarebbe sbottato in aeroporto dopo aver visto Eva piangere nel dare l'ultimo saluto al marito. Da qui sarebbe nato un battibecco tra Nardi e Caroletti, con Filippo che avrebbe addirittura giurato vendetta nei confronti dell'ex conduttrice di Paperissima Sprint. E, secondo quanto dichiarato da Mercedes, Filippo Nardi si sarebbe poi accordato con Francesco Monte una volta sbarcato in Honduras. Mercedes Enger arrabbiata per la nomination di Francesco. Nessuno ha nominato mia madre, perché poi lo ha fatto Francesco che era leader? Si è chiesta Mercedes, che ha reso noto un dettaglio sfuggito ai più nel corso della diretta condotta da Alessia Marcuzzi. Filippo aveva scritto sulla lavagnetta delle nomination il nome di Eva ma l'ha cancellato in un secondo momento per scrivere quello di Marco Ferri. Perché ha fatto questo? Era tutto organizzato, si è lamentata Mercedes, le cui ultime dichiarazioni sono state confermate dal replay mandato in onda da Barbara D'Urso.